presidente della Zucchetta, consigliera Ficino dalla presentazione di interrogazione. Ma per l'ennesima volta, devo dire, questo consiglio comunale mi viene offerta l'occasione per riaffermare che con una nuova modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti la differenziata ha raggiunto e superato il 75% e che se andiamo ad esaminare quali sono i dati pubblicati recentemente nel rapporto ecosistema urbano e medio ambiente, laddove nel 2008 si è verificato che i comuni di Verbania con il 72% è stato il capoluogo che ha raggiunto il livello più alto di differenziata, e penso che si possa affermare, da qualcosa di andare più orgogliosi, che il risultato che abbiamo conseguito grazie alla collaborazione della popolazione principalmente, oltre che grazie all'organizzazione di IGEA, è un risultato da primato. Quindi penso che la scelta che è stata fatta su sollecitazione dell'intero Consiglio Comunale sia stata una scelta vincente, oltre che essere una scelta conveniente sia dal punto di vista ambientale che da un punto di vista economico. Chiaramente siamo consapevoli, diciamo, che l'attenzione non deve scemare, che dobbiamo in qualche modo continuare a lavorare sia per non peggiorare la qualità dei rifiuti contenuti, sia anche per mantenere pulita ed ordinata la città, e quindi cerchiamo di operare in questo senso. Nel mese di luglio abbiamo introdotto un'ulteriore innovazione, no? Per evitare l'esposizione serale di sedenti più in centro, abbiamo cambiato la raccolta. Ecco, con questa azione che abbiamo fatto, io penso che si possa dire a livello di sistema conclusa la fase di transizione, una fase che per entrare anche nel merito della risposta all'interrogazione ha comunque visto significativamente incrementare il numero delle isole ecologiche dislocate in città. Oggi infatti ci sono 360 contenitori della plastica e della carta che vengono svuotati tre volte alla settimana cada uno, e 1100 contenitori dell'umido e del vetro. Quelli dell'umido vengono svuotati due volte alla settimana nei quartieri, quattro volte alla settimana in centro città. Quelli del vetro una volta ogni 15 giorni, una volta ogni 7 giorni, due volte ogni 7 giorni in centro. E quindi il servizio che viene offerto penso che si possa dire che sia un servizio assolutamente capillare ed anche, insomma, dal punto di vista quantitativo eccezionale. C'è comunque la nostra convinzione, quindi diciamo che la condizione nostra è che se vogliamo consolidare il risultato che abbiamo raggiunto, non è che dobbiamo pensare di aumentare ancora la dotazione dei trasferimenti a disposizione, come in qualche modo la consigliera ci suggerisce di fare nell'interrogazione, quanto invece a nostro giudizio dobbiamo continuare ad informare e sensibilizzare la popolazione, ed è quello che in questo periodo stiamo facendo. Lo abbiamo fatto nei mesi scorsi consegnando i bidoncini colorati nelle scuole, quindi educazione. Lo stiamo facendo collocando gli adesivi bilingue sui coperchi e sulle facciate, sulle pareti dei vari cassonetti. Lo stanno facendo i lavoratori socialmente utili, per cui ci stanno impiegando un po' di settimane, ma è un lavoro che sta arrivando a conclusione, per cui una delle sue sollecitazioni è quella di fare pubblicità, diciamo, informare non solo in italiano ma anche in altre lingue, viene già di fatto raccolto dall'amministrazione, e continueremo a farlo. Questa informazione e sensibilizzazione nei prossimi giorni, perché a breve scopriremo un DEP nella casa di tradotto in diverse lingue, le lingue delle principali comunità di stranieri presenti in città. Spediremo questo DEP a casa di tutti i capifamiglie stranieri, un DEP che illustra con precisione quelle che sono le corrette modalità con cui separare e gettare i rifiuti. Oltre a questo, abbiamo anche in previsione nei prossimi mesi di spedire a casa di tutti un riciclabolario e di continuare a sviluppare il progetto delle sacre ecologiche, perché riciclabolario, un vocabolario dei rifiuti. Oggi praticamente, se dobbiamo cercare nel libretto giallo che è stato consegnato a casa di tutte le famiglie dove bisogna buttare il tappo di sughero, dobbiamo sfogliare il libretto per vedere prima se è andato nella pagina della carta, della plastica, eccetera, dov'è. Con questo riciclabolario, che è una specie di guida telefonica di quelle che si usavano qualche tempo fa, c'è la lettera, uno apre e trova tutti gli oggetti che cominciano per quella lettera, e così è in grado di vedere rapidamente in quale contenitore lo deve gettare. Questa è un'altra, diciamo, operazione di informazione che vogliamo fare. Comunque, oltre a tutte queste azioni di carattere generale, diciamo, anche in virtù della dimensione della città, noi siamo in grado di sviluppare anche delle azioni di carattere puntuale dove riscontriamo delle situazioni di particolare criticità che comunque riconosciamo che non mancano. In assessorato infatti abbiamo predisposto anche una mappa dei punti neri, e nella mappa dei punti neri c'è senza dubbio inclusa anche via Ponte delle Cassie. Allora, in un cenno,
diciamo, eravamo anche a conoscenza già prima dell'interrogazione, che c'era un problema di non solo un problema diciamo, di abbandono dei sacchetti fuori dei cassonetti, ma anche di deposito di rifiuti incontrati. Da verifiche che abbiamo fatto sul campo, riteniamo che questo problema non sia tanto legato alla numerosità dei cassonetti presenti. Ce n'è uno della carta, uno del plastico, uno del verde, due del vetro e due del numero, ma che il problema sia in qualche modo accentuato dalla presenza di una nutrita comunità di cittadini americani. Dico questo anche perché lo stesso problema che si presenta in via Ponte delle Casse c'è anche in via Ada Negri, dove risiede un altro nucleo consistente di cittadini americani. È chiaro che cioè, diciamo, non è che a loro manca la sensibilità o la volontà di fare la raccolta differenziata, c'è da parte loro, così come da parte di molti altri cittadini stranieri, una difficoltà di comprensione e di assimilazione delle regole, ma nel caso specifico è anche dovuta al fatto che, siccome sono militari, c'è anche una discreta turnazione nelle persone che vengono ad abitare, no? Per cui c'è una difficoltà supplementare. E ormai saranno passate credo un paio di settimane, grazie alla disponibilità del comando della base USAF, con cui eravamo in contatto da tempo e la cui disponibilità ha confermato gli ottimi rapporti che ci sono diciamo, tra la base e la città di Pordenone, abbiamo organizzato, anche sul nostro invito, diciamo, un'assemblea alla presenza di tutti i cittadini residenti in via Ponte delle Casse e anche in via Ada Negri. In questa assemblea diciamo, abbiamo consegnato il materiale informativo in lingua inglese, abbiamo rispiegato tutti insieme le modalità con cui deve essere, i rifiuti devono essere conferiti correttamente, ma soprattutto anche per superare il problema di questa turnazione sono stati individuati tra le comunità, i residenti, dei cittadini in qualche modo referenti che devono aiutare i nuovi arrivati ad imparare a rispettare le regole, anche perché noi ci teniamo diciamo, che chi viene ad abitare nella nostra città rispetti le regole, perché diciamo, in particolare gli americani non è che sono degli ospiti, diciamo, ma fanno parte della nostra comunità. No? Quindi anche nella quotidianità, nelle piccole cose, fa piacere che si comportino come pordenonesi. Ecco, noi crediamo e speriamo e riteniamo che con questa azione di sensibilizzazione ci possa essere un miglioramento della situazione. Una situazione che comunque abbiamo chiesto a GEA di monitorare. E qualora dovessimo vedere che la raccolta differenziata viene praticata correttamente, però se la raccolta differenziata comincerà ad essere praticata correttamente, e che in virtù di questo la numerosità dei cassonetti dovesse essere insufficiente, allora e solo allora provvederemo eventualmente a ritardare la numerosità dei cassonetti a disposizione. Ma finché la raccolta differenziata non viene praticata correttamente, abbiamo di intervenire sensibilizzando la popolazione, non modificando la quantità dei cassonetti a disposizione, perché altrimenti favoriremo l'inserimento di materiale indifferenziato nei cassonetti della raccolta differenziata e quindi peggioreremo la qualità dei settori della raccolta, che invece è una cosa assolutamente da evitare. Per quel che riguarda i controlli, in linea generale noi li stiamo facendo, li vogliamo ulteriormente intensificare. Stiamo verificando la possibilità di introdurre la figura degli ausiliari dei rifiuti, di dare la possibilità anche al personale di GEA di combinare le rete. E comunque diciamo, pensiamo che, visto che siamo intervenuti con la sensibilizzazione, diciamo che si possa, e visto che vogliamo incrementare il livello di controllo e di sanzione con gli accertatori, pensiamo che via Ponte delle Casse si possa evitare l'installazione di una telecamera. Telecamera che comunque consideriamo un mezzo valido per scoraggiare comportamenti scorretti, e però dobbiamo anche considerare che il suo utilizzo è soggetto a restrizioni, perché ci sono due note del garante della privacy che dicono che risulta priva di giustificazione l'installazione di impianti di sorveglianza al solo fine di controllare il rispetto di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di notizie in proposito. E poi con un'altra nota il garante dice non è lecito utilizzare il sistema.